Possibile cambiare il mondo con la piccolezza? Sì, lo è. Perché cambiare il mondo con la piccolezza significa andare al di là delle logiche del momento, o meglio, della moda del momento. Cambiare il mondo con la piccolezza significa fare grandi cose. E si possono fare grandi cose nella misura in cui accogliamo colui che è la piccolezza, colui che è l'umiltà. Una piccolezza e un'umiltà che si fanno grandezza. Saremo grandi nella misura in cui avremo il cuore umile e piccolo per accogliere gli altri. Saremo grandi nella misura in cui il nostro cuore umile e piccolo si farà vicino e compagno di viaggio di tanti cuori che stanno soffrendo, di tanti cuori che sono a pezzetti, ma nella misura in cui questi pezzetti noi riusciamo a rimetterli insieme, il puzzle della vita diventerà un grande disegno, è il disegno dell'opera di Dio. È il disegno della grandezza di Dio nella vita di ogni credente. È il disegno e la firma di Dio nella vita di ogni uomo e donna di buona volontà. Così lo sono stati i santi che si sono arresi alle loro anche, e tante figure di santità ce lo dicono, che si sono arresi alle loro certezze, alla loro ricchezza, basti pensare a Francesco di Assisi, e si sono aperti con semplicità a quel Dio che vuole cambiare la vita. E la cambia sempre con l'umiltà, con la dolcezza, con la pazienza, non con la forza, ma va al nostro passo, va alla nostra velocità, al passo del più lento. L'abbiamo visto con Pietro, Gesù si abbassa, non chiede l'amore agapico, l'amore totale, ma è come se dicesse a Pietro, mi è sufficiente che tu mi vuoi bene. Mi vuoi bene? È la stessa domanda che fa anche a noi. Abbiamo il cuore semplice che può rispondere a Gesù di Nazareth, ti voglio bene? Abbiamo quel cuore semplice che può rispondere al Maestro Gesù, sono pronto ad essere tuo alleato nel far diventare la nostra vita, la nostra società, la nostra storia, la nostra Chiesa semplice, umile, pronta ad accogliere. È una bella sfida questa, ma è la sfida che ci lascia il Vangelo di questa domenica. Cogliamola e ancora una volta diciamo, è possibile cambiare il mondo con l'umiltà e con la semplicità? Sì, è possibile. Adora meno te stesso, sii prossimo per tanti cuori affranti, così nella piccolezza e nell'umiltà diventerai grande agli occhi di Dio. Buona domenica a tutti.